certo sì. Avevo sì e no 7 anni e la zia Nora mi disse: quest'estate io vado dalla mia amica a Rapallo e se tu manterrai la promessa che le altre volte non hai mantenuto, cioè quella di scrivermi una lettera di tuo pugno, quando io tornerò ti porterò a Varenna in battello. Al mattino è quasi deserto, mentre invece durante la giornata si riempie con tutti i visitatori stranieri che vengono da tutte le parti del mondo per vedere ancora la vita e le caratteristiche di questo antico borgo medievale. Le vecchie vie che dal borgo antico scendono verso il lago portano i nomi delle attività che qui si svolgevano, cioè il borgo dei Tinai, il borgo dove si raccoglievano i marmisti che lavoravano nelle cave di marmo del Marmo Nero di Varenna, poste sopra Varenna. E il suo aspetto così pittoresco si è mantenuto nei secoli. Varenna venne fondata, vuole la tradizione, nel 1169 dopo lo sbarco degli abitanti dell'isola Comacina che erano stati sconfitti e cacciati. Arrivarono a Varenna e si stabilirono qui. Il camminatore va, il viaggiatore viaggia, si lascia alle spalle l'imponente chiesa di San Giorgio e si dirige in quella più piccola ma altrettanto importante di San Giovanni. La chiesa dedicata a San Giovanni, che deriva dal fatto che appunto fosse una posta in relazione con la fondazione del borgo di Varenna, chiamato appunto Insula Nuova perché era figlio degli abitanti dell'isola Comacina. E la campagna decorativa degli affreschi è straordinaria ed è anche considerata uno dei più grandi capolavori dell'altorario del 300. Breva e ti van, breva e ti van, breva e ti van.